Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di streaming e birre di qualità. Io sono Roberto e se vi piacciono i miei abbinamenti iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi episodi. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Prima di cominciare vi ricordo di andare sul sito di Union Beer Rye. Union Beer Rye è l'associazione di categoria che racchiude tutti i professionisti del settore birra artigianale in Italia e organizza corsi di degustazione e produzione casalinga di birra in tutta Italia. Quindi appunto vi consiglio di andare sul loro sito, sulla sezione corsi e cercare il corso più vicino a casa vostra. Oggi parliamo di un film del 2022 disponibile su Apple TV e questo film mi ha stupito talmente tanto che vi prometto ci saranno zero spoiler. Il film si intitola Tar, scritto e diretto e prodotto da Todd Field, con protagonista assoluta Cate Blanchett, che compare anche tra i produttori del film. Il mondo della musica classica, con i suoi gesti, i suoi rituali, la sua perfezione stilistica, per la grande maggioranza delle persone è incastonato in un concetto di elite troppo alto per la cultura mainstream. Tutti siamo in grado di nominare Bach, Mozart o Beethoven in una conversazione, ma proprio perché questo è l'ABC. Ma la musica classica è quasi un'altra lingua, è un codice diverso di lettura del mondo ed è innegabile che chi possiede questo codice acquisisca quasi un fascino d'ufficio. Proprio partendo da questo presupposto inizia a muoversi il film Tar. Protagonista del film è Lydia Tarr, il primo direttore d'orchestra donna a cui abbiano mai affidato appunto la direzione di una grande orchestra, nello specifico l'Orchestra Sinfonica di Berlino. Il film inizia con una lunghissima intervista a Lydia, durante la quale vengono elencati tutti i suoi successi e gli incredibili risultati ottenuti nella sua carriera. Stiamo parlando di un mondo, quello della musica classica, che non ha problemi a riconoscere talenti femminili quando si parla di musicisti o solisti, ma quando si parla di direttori d'orchestra è un mondo ancora molto, molto maschile. Questa prima scena del film setta perfettamente il personaggio nella testa dello spettatore. Qui stiamo parlando quasi di un superumano. Veramente i risultati che questa donna ha ottenuto nell'ambiente della musica classica hanno qualcosa di incredibile. E questo crea subito una sorta di distanza tra noi spettatori e il mondo in cui stiamo entrando. E devo ammettere che questa è una delle cose che mi è piaciuta di più di questo film. Se ci pensate un attimo, ogni volta che guardiamo un film, o è un film di genere, quindi thriller, fantascienza, o tratto da un fumetto o da un videogame, o è un film drammatico o una commedia, sono comunque percorsi in cui in parte riusciamo a riconoscere delle zone franche. Ecco, Tar non ti fa questo effetto. Tar ti fa sentire uno straniero in terra straniera. Tu sei lì ad ascoltare queste lunghe conversazioni su compositori, direttori d'orchestra, o piccole variazioni negli spartiti, oppure le riunioni con i donatori, con i finanziatori, con le fondazioni che sostengono questo mondo. Questo film riesce talmente bene ad immergerti in un mondo così diverso dal tuo che a un certo punto ti chiedi se quello che stai guardando non sia veramente il biopic di un vero direttore d'orchestra. Lydia Tarr nella realtà non esiste, è un personaggio che è stato scritto e creato da Todd Field, ma vi assicuro che in questo film il confine tra realismo e finzione è veramente sottile. Una delle scene più importanti di tutto il film è una lezione di musica che Lydia Tarr tiene alla Juilliard, che è una delle scuole di musica più importanti del mondo, con sede a New York. Durante questa lezione, Lydia inizia un dibattito con uno studente riguardo a Bach, perché questo studente le dice che lui non è interessato a studiare la musica di Bach, perché Bach era un noto misogino. E quindi il suo giudizio negativo sull'uomo Bach è più forte del giudizio positivo sull'artista Bach. Lydia Tarr ovviamente quasi impazzisce quando questa blasfemia arriva alle sue orecchie, perché lei è una severa assertrice di quel dogma secondo il quale ad un artista, quando la sua arte trascende l'umano, è concesso tutto. Il problema è che Lydia Tarr non applica questa filosofia solo ai grandi compositori del passato, ma anche e soprattutto a se stessa. Lei infatti si sente in dovere di dover fare
tutto quello che vuole e soprattutto tutto quello che è necessario per far sì che il suo fascino e il potere che scaturisce da questo fascino rimangano intatti nel mondo in cui si muove. Ma non siamo più nel XVII secolo, quando lo spessore morale di una persona non era una caratteristica importante per giudicare quella stessa persona. E Livia, o meglio, certe azioni che Livia fa nel suo privato e nel suo percorso, iniziano ad avere delle reazioni. Tar è un film estremamente affascinante. Sotto la sua corazza di film d'autore, all'inizio molto lento e insomma non di facilissima fruizione, in realtà nasconde una storia molto appassionante che vi consiglio di sviscerare. Mi è piaciuto soprattutto perché è riuscito a creare un personaggio femminile al di fuori di ogni stereotipo, veramente originale. Perché Lydia Tarr è un personaggio affascinante, ma è una persona terribile. È una persona che non è in grado di vedere nient'altro al di fuori del suo ego e di tutto ciò che può nutrire quello stesso ego. E ho trovato fantastico in un film riuscire a empatizzare e quasi davvero innamorarsi di una persona così sgradevole. Molto attuale è anche lo spunto di pensiero su cosa sia concesso o meno a persone di grande potere. Mi riferisco soprattutto a quello che qualche anno fa è successo ad Harvey Weinstein e a tutto il movimento Me Too che ne è scaturito. E il caso Weinstein e il movimento Me Too hanno avuto una cassa di risonanza planetaria perché sono nati nel mondo del cinema, che è un mondo che le persone riconoscono e ci si immedesimano. Ma gli abusi di potere, più o meno legati a scandali sessuali, avvengono in tutti i settori, anche in quelli che a noi sembrano più elitari, nascosti e lontani. Il loro vantaggio, se così lo posso chiamare, è proprio quello di essere nascosti dietro un sipario di grande genialità che però è solo relativa. Quindi vi ricordo Tar su Apple TV, film consigliatissimo, non per tutti, non facile, ma consigliato. E adesso ci abbiniamo una strana birra. La birra che ho deciso di abbinare a Tar è la Dulcis in Fundo del birrificio di Castelli, birrificio della provincia di Ancona. La Dulcis in Fundo è una Berliner Weiss con aggiunta di passion fruit. Vi starete chiedendo, ma che c'entra con Tar? Niente, e l'ho scelta proprio per questo. Perché quando ho visto Tar mi aspettavo una cosa e sono stato sorpreso da tutt'altro. E quindi ho deciso di abbinare una birra che fosse comunque un abbinamento sorprendente. In realtà, giocando un po' con il titolo, ho abbinato Tar a una birra tart, perché tart in inglese vuol dire appunto un po' sour, e la Berliner Weiss è appunto una birra leggermente acida, perché è rifermentata con i lactobacilli, che sono gli stessi fermenti dello yogurt, per dire. In più c'è l'aggiunta di passion fruit, quindi una bella nota di frutta che attenuerà l'acidità con un po' di dolcezza. E questo film ti fa un po' l'effetto di un cibo tart, quindi sia un po' dolce che un po' acido. Cerchi di definire quello che ti piace e alla fine trovi un giusto equilibrio nel palato e poi capisci che ti piace veramente. Vi ricordo di andare sul sito di Union Beer Rye nella sezione corsi per cercare un corso di degustazione o produzione casalinga di birra vicino a casa vostra, così potete soddisfare la vostra curiosità. Dalla versione di Barley è tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.